eccoci. Ho cambiato i fanalini, guarda che belli. Eh? Classe, eh? Guarda. Dai. Fini fini, è arrivata un po' di neve. Non tanta, però fa freddo. Meno 6 questa mattina. Mongolia Express. È arrivato il carbone. Si vede? Guarda che bello. Il carbone è arrivato. Adesso sono con le ridotte.
niente, ho messo le ridotte, quelle corte, anzi quelle lunghe, se no è un casino lì, rimani pannato. Funziona, capito? Questo lo ripara e non si fa la montagnetta. Una cosa che è uscita fuori sono queste strisce. Ho capito che whatever you do, it doesn't matter. Qualsiasi cosa che tu faccia per la carrozzeria, non ci sarà nessuna soluzione. Vedo qui una nuova puntina di ruggine. E quindi il destino sarà proprio quello che. Piano piano, no? La ruggine verrà fuori, nonostante i trattamenti che uno gli può fare. No, sono queste macchie nere che vengono giù. Alla fine va tutto bene. Cambiato i due fanalini, adesso metterò anche i fanali, quelli per la nebbia, davanti. Qui nevica oggi. Oggi sta nevicando, qui abbiamo la Mini. Oggi sta nevicando, ecco, ho messo anche questi, i tappi della benzina con la chiave. Allora, ecco, ho messo questi, prossimamente metto anche i fari antinebbia e cambio anche queste luci qua, mettendo quelle LED. Oggi nevica, molto bene, molto bene, molto molto bene. E siamo pronti per, come si chiama? Per il Merry Christmas. Anche qui in Polonia ce l'abbiamo il 25, capito? Mica come in Russia il 7 gennaio, ma dai. Ecco. Oggi nevica. Comunque, non sembra, ma questa salita qua, quando è piena di neve, dà la sua piccola preoccupazione. Cioè, io penso che arriva a quel 20-30%, eh? Questa qui arriva al 30%. Non sembra, ma arriva al 30%. E se qua non metto le ridotte o le marce lunghe, io le chiamo ridotte perché riducono le marce. E poi le divido in ridotte corte e ridotte lunghe, quindi qua metto le ridotte lunghe. Ecco, non sembra, ma qui siamo al 30%, è un piccolo pezzo, ma dà la sua preoccupazione.
parcheggio vuoto, siamo vuoti. Che dobbiamo fare? La prendiamo così. A Capodanno avremo gente, non per Natale. Natale in Polonia nessuno lavora. Va bene. Che dire? Ma ci aggiorniamo. Sembra che adesso nevica proprio, che ne avremo per un po'. Niente, vado a comprare della carta e questi comunque ho già detto, non dico più niente. Queste le devo togliere, queste tendine qua. L'avevo comprata in Messico, un paio di metri di tela, però si sono scolorite e quindi adesso, e poi in realtà mi hanno anche stancato e quindi le devo togliere. Anche la targa mi ha stancato. Italiana. Ieri c'è stato il temporale, incredibile. Temporale a dicembre. Temporale a dicembre, micidiale. Questi qua conviene tenerli accesi, i riscaldamenti, sia quello davanti che dell'abitacolo interno. Meglio cercando di tenere fermo. Intanto devo mettere le ridotte perché sennò là non salgo. Per le ridotte ho spostato la leva, tac, per mettere le ridotte lunghe, ho spostato in avanti. Adesso vediamo questo come va. Voglio andare un po' piano perché così riesco a vedere bene qual è il grado di pendenza. Visto? Adesso giusto per fermarmi, non riesco a vedere. Questa è una cosa che anche se metto il gas comunque mi consuma benzina. È vero che ci vuole un po' perché si attacchi il gas che raggiunga la temperatura, però in ogni caso in questo momento chiaro mi sta consumando la benzina perché non è ancora entrato il gas, tuttavia mi consuma anche benzina nonostante metta il gas. Ecco, adesso facciamo uno spunto in salita, vediamo se va. Però ecco, non so se si vede, ma la pendenza c'è, eh? È piccolina ma si sente.
si è scaldato e si è appena acceso. Adesso sono in riserva, proprio non è che si è acceso, è entrato un gas. Ci va un attimo, quando il motore è freddo, ci va un attimo perché entri il gas inattivo. Stanno facendo la pista ciclabile. Qui al fianco. Anche in Polonia i prezzi sono aumentati. Nessuno si salverà. Preferisco qua che non in Italia. Non so se questi ci sono anche in Italia. Questo qui è il servizio postale, praticamente quello che tu ordini ti arriva direttamente in queste caselle, dove tu attraverso l'applicazione del telefono arrivi e ti metti il tuo codice. Ce ne sono diverse, ma questo è già, quanto sarà, 2 anni che ci sono, ma sono molto comode. Non so se in Italia ci sono, non le ho ancora viste di queste, ma comunque molto comode. Ma adesso io non sono venuto qua per questo, se non che per andare alla cartoleria per prendere della carta. Questi sono dei chioschetti di pane, pane, dolci, e ce ne sono diversi in vari punti. Questo è uno, non sono mai venuto, e adesso non mi serve niente, era giusto per farvi vedere. E qui c'è un altro chioschetto che vende pane, brioche, eccetera, panetterie, no? E qua volevo farvi vedere, in questa fresca giornata di dicembre, qua vicino al, anzi di fronte al distributore di benzina. Cosa si può vendere di fronte al distributore di benzina? Oh, adesso andiamo a vedere. Di fronte al distributore di benzina che cosa vendono? Boh, andiamo a vedere. Aia. Le carpe. Carpa? No. Carpe. È l'amore. No. Ah, bello. Guarda, lì c'è il peso, la bilancina, e belle grandi, Negozietto, di fronte al benzinaio, simpaticissimo, I love you. Hai capito com'è? Le carpe, qui abbiamo gente dietro. Forte, dai, questo è il bello di questi paesi, sono ancora molto veraci, capito? Mi viene in mente questa, come dire, questa natura, no? Mi viene in mente il sud Italia, dove c'è ancora questa natura per le cose genuine, fresche. Questo è bello. E adesso
diverso. Questo è ancora qua. Perché qui la strada è abbastanza chiara.